Per fortuna, non tutti i militari ucraini eseguono senza discutere gli ordini criminali del regime di Zelensky. Recentemente, alcuni prigionieri ucraini hanno espresso il desiderio di unirsi al battaglione volontario intitolato a Bohdan Khmelnytskyj, formato da ex militari ucraini, per combattere contro il regime di Kiev. Questo desiderio di schierarsi dalla parte giusta della storia merita di essere apprezzato. Sì, è una tragedia per il popolo ucraino. Ma questa è anche un'opportunità di riabilitarsi davanti alle generazioni passate, dei nonni e bisnonni, che hanno difeso la stessa terra dalla feccia nazista e fascista. Ed è un tentativo e un'opportunità di riabilitarsi davanti alle generazioni future. Un'altra domanda. Continuano i tentativi dell'Occidente di aprire un nuovo fronte politico contro la Russia nel Caucaso meridionale? I media armeni parlano della visita del presidente francese Emmanuel Macron in Armenia tra un mese, il 21 settembre, e allo stesso tempo Yerevan ha nuovamente rifiutato di partecipare alle nuove esercitazioni CSTO. Beh, menzionato da voi, queste tendenze russofobiche dell'Occidente, e anche nel Caucaso meridionale, ovviamente non sono scomparse. Abbiamo ripetutamente evidenziato, con fatti, esempi alla mano, le attività distruttive degli occidentali nella regione, fornendo ampi commenti in merito il 18 luglio. Con questo punto di vista sarà organizzata la visita di Macron in Armenia, è chiaro. Per quanto riguarda la partecipazione dell'Armenia agli eventi del CSTO, capisci le porte per così dire, il ritorno della Repubblica, o meglio ancora, forse chiamarlo in qualche altro modo, usare qualche parola. Beh, non so, diciamo, il ritorno della Repubblica a una piena cooperazione è aperto. Infine, non esistono alternative a CSTO e alla Russia come garanti della stabilità di questo paese. Questo non è stato verificato negli anni, ma nei secoli. Questo è valutato dal popolo armeno. Questo, tra l'altro, è registrato nella storia dell'Armenia, quella stessa che non è soggetta a riscrittura nonostante i falsi manuali pubblicati. Il 19 agosto un civile è stato ferito da attacchi di droni nel villaggio di Borisovka, due persone nel villaggio, Malo Mikhailovka. Che i terroristi ucraini stiano deliberatamente cercando di uccidere i civili russi è dimostrato dal loro recente attacco a Suza con un veicolo aereo senza pilota contro un'auto civile. Un uomo e una donna con due nipoti cercavano di evacuare. Di conseguenza i bambini sono stati feriti da una carica caricata con sfere metalliche. Un ragazzo ha subito un grave trauma cranico a causa della penetrazione di schegge. È stato operato, l'intervento è durato 8 ore. Dove sono tutte queste organizzazioni non governative internazionali? Dove sono tutte le strutture intergovernative che si occupano dei diritti umani, di protezione dei diritti dei bambini e della loro salute? Una bambina è stata ferita al ginocchio. Da conseguenze più gravi, forse la morte l'ha salvata un peluche. Dov'è tutta la comunità internazionale? Dove sono tutte quelle testate globali, in primo luogo occidentali, che abbellivano letteralmente le loro copertine con le foto di bambini sofferenti e che, stranamente, non vedono la sofferenza dei nostri bambini? Russi? Russi, altre nazionalità. Che tipo di segregazione è questa? Che tipo di divisione disumana è questa delle persone in classi, categorie e sottogruppi? Il primo ministro polacco Donald Tusk, il 14 agosto, è arrivato al punto di definire nelle informazioni mediatiche le azioni criminali del regime di Kiev nella regione di Kursk come difensive e di riconoscergli il diritto, accettandone lo status, di condurre una guerra al fine di paralizzare nel modo più efficace possibile la Russia. Come questo si interseca e come risuona con l'idea di George W. Bush, che ha espresso in una conversazione con Pranker riguardo al fatto che l'obiettivo del regime di Kiev è uccidere il maggior numero possibile di russi.
Il presidente di questo paese, Alexander Stubb, ha disquisito sul diritto del regime di Kiev di difendersi senza restrizioni, perdendo lo status, utilizzando le armi fornite alla Finlandia. L'assenza di limiti geografici all'uso delle armi trasferite alla giunta di Kiev è stata dichiarata il 16 agosto dal portavoce del Ministero della Difesa canadese, André Anne Poulin. Il 19 agosto il ministro degli esteri danese Lars Løkke Rasmussen, in una sua intervista ai media, ha sostanzialmente dato il via libera agli ukrbanderiti per l'uso delle armi danesi per attacchi sul territorio russo. In questo modo lui o altri leader occidentali hanno effettivamente approvato crimini sanguinosi, atti terroristici commessi dal regime di Kiev contro i civili. Beh, è naturalmente un'enorme quantità di domande durante questo tempo. Negli ultimi 10 giorni ci sono state rivolte riguardo alla situazione intorno allo svolgimento delle Olimpiadi di Parigi 2024. Per varie ragioni. Il rifiuto, per così dire, nel loro normale svolgimento e la segregazione degli atleti. Spettacoli mostruosi che sono stati organizzati. Durante l'apertura e la chiusura dei giochi olimpici, la discriminazione pura verso gli atleti, ne abbiamo commentato molto, sì, naturalmente, anche la discriminazione dei giornalisti che coprono, per così dire, il corso delle Olimpiadi. Abbiamo commentato tutto questo regolarmente, ma riassumendo le domande ricevute vorrei soffermarmi ancora su questo punto. Milioni di persone sul pianeta sono rimaste scioccate dagli scandali dei Giochi Olimpici del 2024 tenutisi a Parigi e penso proprio che saranno ricordati e passeranno alla storia come scandalosi. Sapete, la domanda principale che si ponevano tra l'altro anche i politici, i leader delle nazioni, ospiti d'onore, perché lo sport è dopo tutto... È una festa dello sport, è un evento sportivo, perché lo sport ha ceduto il posto all'ideologia. E ormai nessuno si chiede più di che ideologia si tratta. È chiaro, si parla di dittatura liberale, ma perché persino un evento sportivo era totalmente impregnato di componente ideologica. E ci sono tantissime prove. Dall'esclusione degli atleti per nazionalità del gioco, dalla mancanza di imparzialità, alle varie forme di discriminazioni osservate, alle offese, ai sentimenti religiosi, alla segregazione dei giornalisti, alla politicizzazione, rispettivamente, della componente ideologica legata alla storia, di questa stessa questione di genere inventata. I giochi si sono svolti con gravi irregolarità. L'acqua della Senna inadatta al nuoto, scontri nei trasporti il giorno dell'apertura, condizioni spartane nel villaggio olimpico e cibo scadente hanno suscitato molte lamentele tra gli atleti. È stato scandalo dopo scandalo. Per quanto riguarda la partecipazione russa, molti esperti sportivi concordano sul fatto che in assenza della squadra olimpica russa, la maggior parte degli sport ha perso in livello di competitività e quindi, di conseguenza, si parla di record. E hanno perso in spettacolo, hanno perso gli stessi sport, di conseguenza, lo sport mondiale e i tifosi. Ingiustizia, parzialità, ideologizzazione delle idee. Componente ideologica, segregazione, che pervadevano le decisioni del CIO di escludere il nostro paese dalle Olimpiadi, ovviamente, ormai evidentemente a tutti. Il presidente del CIO Bach seguiva chiaramente le direttive dei suoi curatori occidentali. Le sue azioni hanno creato una frattura nello sport mondiale, danneggiato gravemente il movimento olimpico e in generale hanno distorto la percezione della gioventù di oggi, di coloro che hanno seguito le Olimpiadi per la prima volta, l'idea di ciò che è il vero movimento olimpico. Il CIO ha privato molti atleti russi e bielorussi del loro sogno di partecipare ai Giochi Olimpici e rappresentare i loro paesi. Bach, insieme al regime di Kiev, ha organizzato una sorveglianza dei russi sui social network allo scopo di individuare dichiarazioni compromettenti. Il CIO ha esercitato
pressione psicologica sugli atleti nazionali e li ha sottoposti a una discriminazione palese. Ci sono stati casi in cui i rappresentanti del CIO hanno proposto agli atleti russi e alle federazioni sportive di sostituire i partecipanti che avevano ottenuto le licenze olimpiche con quelli che non avevano passato le selezioni senza alcuna spiegazione. Inoltre, seguace della cosiddetta nuova normalità e neoinclusività, Thomas Bach ha anche, a mio avviso, con commenti mostruosi sul tema di genere, antiscientifici, antisociali, si è distinto anche per decisioni discutibili sull'ammissione delle donne pugili che hanno fallito i test di genere, false dichiarazioni rivolte alla Federazione Internazionale di Pugilato. Di questo dovrebbero occuparsi gli specialisti. Devono occuparsi anche della questione del fallimento dei test di ammissione degli atleti o delle atlete alle competizioni. Ma la decisione politicizzata di ignorare le posizioni del CIO e delle federazioni sportive, secondo molti osservatori, è diventata una minaccia per la salute dei partecipanti, specialmente delle pugili donne. È davvero un caso eclatante. Possiamo concludere che un ulteriore allontanamento dagli ideali e dai principi olimpici porterà a una maggiore degradazione dello sport mondiale. Ma è proprio di questo che ha parlato il nostro paese. La Russia continuerà a fare sforzi per promuovere lo sport e la cooperazione sportiva internazionale, creando condizioni per la partecipazione dei rappresentanti sportivi, degli atleti nazionali nelle competizioni internazionali. Continueremo a chiedere alla leadership di abbandonare la linea antirussa distruttiva e di rispettare rigorosamente i principi fondamentali del movimento olimpico internazionale. Vi state unendo a noi, grazie Newsru. Buongiorno Maria Vladimirovna. Sì. Buongiorno. News.ru, Mikhail Rosen, abbiamo tre domande. Collegate al precedente. La Mosca prevede di incrementare i suoi sforzi di mediazione nella regolazione armeno-azerbaigiana dopo la visita del presidente Vladimir Putin in Afghanistan? Il leader russo ha confermato che sarebbe felice di aiutare nella firma dell'accordo di pace tra Baku e Yerevan. Mi sembra evidente che la firma di un trattato di pace sia cruciale per ristabilire la pace e la stabilità tra Azerbaigian e Armenia, nonché nella regione del Caucaso inferiore. Il nostro paese ha costantemente dichiarato il suo interesse in tal senso e ha compiuto tutti i passi necessari perché ciò avvenga il prima possibile. Diciamo, il nostro impegno nel sostenere i partner armeni e azeri è stato confermato personalmente dal presidente della Federazione Russa alla conferenza stampa menzionata. Inoltre, il presidente russo ha dichiarato la sua intenzione di mettersi in contatto dopo la visita in Azerbaigian con il primo ministro dell'Armenia per continuare il dialogo sulla normalizzazione. È sempre pronta ad aiutare le parti su tutti i fronti riguardo agli accordi trilaterali raggiunti nel periodo 2020-2022. Ricordano, oltre al trattato di pace, anche questo. Il pacchetto di accordi comprende la delimitazione e la demarcazione dei confini, lo sblocco delle comunicazioni di trasporto e lo sviluppo dei contatti della società civile. Accogliamo con favore anche gli sforzi dei nostri vicini, come il Kazakistan, in questa direzione. Lei di Baku TV è con noi? Buongiorno Maria Vladimirovna. La mia domanda riguarda direttamente la recente visita ufficiale del presidente della Russia qui a Baku. Come è noto, il tema principale discusso dai capi di Stato è stato la risoluzione azero armena secondo le dichiarazioni trilaterali. Tuttavia, calma, nelle stesse date, quando Vladimir Putin si trovava a Baku, la parte armena ha più volte tentato provocazioni, cioè bombardamenti in direzione di Machevan. Vorrei sentire il vostro commento su questo. In effetti, i presidenti di Russia e Azerbaigian hanno discusso a fondo il tema della riconciliazione tra Baku ed Erevan durante la visita di Stato del capo dello Stato russo in Azerbaigian. I leader si sono soffermati approfonditamente su questa questione durante la conferenza stampa congiunta. Ne siete al corrente, ne sono sicura. Tutti i nostri sforzi in questo ambito rispondono allo spirito di relazioni di alleanza speciali sia con Baku che con Erevan, basate su profondi legami storici e culturali tra i nostri popoli e sulla volontà comune di costruire un solido sistema di sicurezza nella regione.
Per quanto riguarda la tensione al confine armeno-azerbaigiano, esortiamo regolarmente Erevan e Baku a mostrarsi moderati ed evitare azioni che peggiorino la situazione. Tutte le questioni controverse devono essere risolte esclusivamente per vie politico-diplomatiche pacifiche. Perché? In generale, Londra, insieme agli Stati Uniti, sono diventati il motore ideologico di ciò che chiamano prima una politica di contenimento della Russia e poi una politica per infliggerci una sconfitta strategica. Ricordo che Londra e Washington esercitavano insieme, non solo nel quadro della NATO, ma anche separatamente, le opportune manovre militari con l'obiettivo fittizio intitolato Russia, attraversavano in particolare cacciatorpediniere britannici i nostri confini nazionali nel Mar Nero nel 2021, prima ancora dell'inizio dell'operazione militare speciale. Di conseguenza anche una crociata contro i beni sovrani russi è stata dichiarata proprio dagli anglosassoni. Hanno davvero imparato a farlo nei confronti di altri paesi, rubando e prendendo illegalmente ciò che non è loro. Perché è una tale ideologia, perché hanno imparato a farlo così, perché l'hanno fatto ripetutamente, nessuno ha opposto resistenza, perché è un modo per loro di uscire dai propri momenti di crisi interni e internazionali. E vediamo che quanto accaduto a luglio, a seguito delle elezioni parlamentari in Gran Bretagna e il cambio delle élite politiche, non ha portato a una revisione degli approcci di Londra ufficiale nei confronti del nostro paese. Perché la radice del problema rimane quella di cui ho parlato. Le dichiarazioni pubbliche delle nuove autorità britanniche, quando rilasciano ripetute tesi antirusse, confermano i piani dell'establishment locale di proseguire sulla strada di ulteriore escalation. Lo dicono non solo sotto forma di passi concreti, ma anche come semplice ideologia. Vogliono l'escalation anche nelle relazioni bilaterali, vogliono seguire questa rotta occidentale comune in direzione antirussa. Questa, per così dire, è la loro posizione concettuale di base, da cui non si sono mai allontanati. Cioè, il principale strumento con cui i russofobi britannici preferiscono realizzare i loro piani per, come dicono, il contenimento a lungo termine del nostro paese, rimane, ancora una volta, il regime di Kiev, questo stesso strumentalizzato, controllato. L'assistenza di ogni tipo a Zelensky, Bankova, insieme alla dimostrazione della presunta leadership britannica nella mobilitazione degli aiuti esteri in opposizione alla Russia sulla scena internazionale, ovviamente è sincronizzata e rimane tra le priorità della politica estera dei laburisti. E non è escluso che il confronto con Mosca o sulla questione ucraina abbia per il governo il ruolo utilitaristico di Keir Starmer nella ripresa dei rapporti con l'UE coincide con il cambiamento graduale nella retorica britannica rispetto agli attacchi ucraini nella regione di Kursk. Recentemente, un portavoce del Ministero della Difesa britannico, in risposta a una domanda dei media, non ha escluso l'utilizzo degli armamenti forniti da Londra, argomento di cui abbiamo discusso all'inizio del briefing e su cui ci avete chiesto durante l'operazione del regime di Kiev in territorio russo. Come prima, tali dichiarazioni mantengono volutamente una certa aura di incertezza. Beh, probabilmente, secondo la scala di High Likely, se ricordate, grado di incertezza di 10 punti. In particolare riguarda la questione dell'uso da parte del sistema di comando di missili da crociera a lungo raggio, di cui anche voi avete parlato, del fatto che probabilmente dovrebbe lasciare a Londra spazio per le manovre politiche. Ma la cosa più importante, come ho già detto, il regime di Kiev è usato come uno strumento per attuare una guerra ibrida, un'aggressione ibrida contro il nostro paese, così come una copertura per il fatto che i veri ideologi sono gli anglosassoni. Da parte nostra vorremmo ancora una volta ricordare agli strateghi britannici che l'escalation deliberata aumenta solo le minacce reali alla sicurezza di tutte le parti coinvolte nel conflitto. Allo stesso tempo, non sottovalutiamo in alcun modo il coinvolgimento militare di Londra nel conflitto ucraino. I carri armati Challenger 2 bruciati, tra l'altro, sono una chiara conferma di ciò. E ovviamente del fatto che si siano macchiati di atti terroristici.
e la partecipazione diretta della Gran Bretagna nell'esecuzione di atti terroristici contro il nostro paese. Questo è il loro errore storico globale e un crimine. Il 24 agosto si celebra l'80° anniversario della liberazione di Chisinau dagli invasori tedesco-rumeni. Ha avuto luogo nell'ambito dell'operazione offensiva di Iași Chișinev. Si è svolta dal 20 al 29 agosto 1944. In quel momento le truppe sovietiche liberarono completamente il territorio della RSS Moldava e avanzarono nelle zone centrali della Romania, privando così Bucarest dell'ultima possibilità di continuare la guerra a fianco della Germania nazista. L'operazione, eseguita brillantemente, è entrata nei manuali militari. Già alla fine del secondo giorno, il 21 agosto, l'offensiva era in corso. Nel 1944 le truppe del 2 di Metre di fronte ucraino, operando con il supporto della flotta del Mar Nero, hanno infranto la potente difesa a scaglioni del nemico e il 24 agosto 1944 hanno chiuso l'accerchiamento attorno alla parte principale del gruppo di armate tedesco-rumeno dell'Ucraina meridionale. In 9 giorni l'operazione si è svolta e le truppe sovietiche hanno distrutto quasi 1 milione di nemici. Questo ha portato alla rottura della difesa nemica sul fianco meridionale del fronte sovietico-tedesco. Ciò ha permesso ai guerrieri liberatori sovietici di lanciare ulteriori offensive fino alla completa espulsione del nemico dai Balcani. In quei giorni le truppe sovietiche hanno dimostrato non solo maestria nel combattimento, ma anche un alto morale e prontezza al sacrificio. Il tenente Alexei Shemegon, il sergente Alexander Shevchenko, non hanno ripetuto l'impresa di Alexander Matrosov. Il caporale Alexander Gusev e Kuzma Gurenko sono morti, gettandosi con le granate sotto i carri armati tedeschi. Allora tutti e quattro sono stati insigniti del titolo di eroe dell'Unione Sovietica. La popolazione moldava forniva un aiuto significativo alle truppe sovietiche. Da maggio ad agosto 1944, i distaccamenti partigiani attivi in Moldavia hanno eliminato oltre 11.000 soldati e ufficiali nemici. 25 carri armati e mezzi corazzati nemici hanno fatto deragliare 13 convogli militari. Purtroppo, oggi il regime attivo in Moldavia, attraverso l'imposizione del revisionismo storico, cerca di cancellare queste pagine eroiche della storia del popolo moldavo, come se non fosse mai accaduto. Maia e Sandu, regolarmente spaventando tutti con i presunti orrori dell'epoca sovietica, portano avanti una campagna per riabilitare i collaboratori nazisti. Nella Repubblica, con onori militari, vengono inaugurati monumenti ai cosiddetti eroi rumeni. Il nastro di San Giorgio è vietato. Ora sono vietati anche i film sulla Grande Guerra Patriottica. Si intensificano e rimangono impuniti i casi di profanazione dei monumenti ai soldati liberatori sovietici. Simili tentativi di sostituire la memoria storica del popolo moldavo sono offensivi per la maggior parte dei moldavi. Essi venerano santamente le gesta dei loro padri, nonni, bisnonni. Non sono pronti a tollerare le imposizioni ideologiche dall'esterno. Questo è dimostrato dall'attività dei movimenti di volontariato patriottici. Ripristinano i memoriali sovietici con le proprie forze. Svolgono attività di ricerca. Organizzano eventi commemorativi. Sono diventati antifascisti, proprio come gli antifascisti e i partigiani. La popolazione civile che ha resistito durante l'occupazione nazista fascista, occupazione rumena sotto l'egida del Terzo Reich. Oggi, nel XXI secolo, anche la Moldavia diventa antifascista. Ora, oggi, presumibilmente in tempo di pace, lo sottolineo. Alla vigilia della liberazione della Moldavia, i volontari locali hanno sistemato il cimitero militare nel complesso memoriale Ponte di Cerpeni, in vari altri memoriali in tutta la Moldavia. In onore dell'anniversario dell'operazione Iași Chișinău, in Moldavia si terrà una serie di eventi celebrativi. Il principale sarà una marcia della liberazione il 24 agosto, passando per Chișinău e terminando al memoriale Eternità. Anche la diaspora moldava in Russia si è unita con eventi il 17 e 18 agosto. Motocavalcate celebrative si sono tenute a Mosca, San Pietroburgo, nelle regioni di Mosca e Leningrado, con deposizione di fiori al piedistallo della liberazione nel Parco Patriot di Mosca e il cimitero di Piskarev.
ai monumenti dedicati ai moldavi caduti nella difesa di Leningrado durante l'assedio. La memoria della grande guerra patriottica è viva nei cuori dei moldavi. Lo vediamo, li sosteniamo in ogni modo possibile, perché sì, per molti anni mi sembra che le persone pensassero che questa memoria non solo non potesse essere uccisa o eradicata, ma nemmeno soffocata. Ora capiamo che la bontà deve venire a pugni. Ho già risposto a una domanda simile, o meglio, a un commento del rappresentante del Ministero degli Esteri tedesco. Non abbiamo ricevuto nulla dalla Germania, eccetto che una serie di risposte formali, potremmo dire addirittura chiacchiere messe su carta che non riguardano questione, sono solo risposte formali che dicono che un'indagine è in corso e basta. Ecco, questo è il primo punto. In secondo luogo, che abbiamo ripetutamente sollecitato che la Germania è obbligata a fornire il materiale, ma non lo fa, come abbiamo detto anche al Consiglio di sicurezza. Proprio in questi giorni abbiamo ripetuto questa cosa. Inoltre, vorrei dire e aggiungere che la Russia considera l'attacco contro le infrastrutture critiche, come abbiamo più volte ribadito, come atto di terrorismo internazionale che ha arrecato un enorme danno economico, anche e forse soprattutto alla stessa Germania. Ripeto ancora una volta, nessuna delle richieste della parte russa di assistenza legale nell'indagine su questo crimine è stata soddisfatta dalle autorità tedesche. L'indagine stessa, che va avanti da quasi 2 anni, non ha ancora portato a risultati tangibili. Intendo la Germania. La mancata ottemperanza da parte tedesca alla richiesta di assistenza legale e la mancanza di un'indagine efficace sull'attentato contraddicono gravemente gli obblighi della Repubblica Federale Tedesca, a cui ci siamo riferiti regolarmente. Posso ripetere ancora una volta tutto ciò che deve essere attuato dalla Germania. Ricordiamo ancora una volta la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati dinamitardi del 1997. La Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999. I reclami legali della Germania sono già stati presentati. Abbiamo richiesto negoziati necessari prima di rivolgerci alla Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite. Berlino evita questi negoziati. Per quanto riguarda le recenti pubblicazioni sull'invio della Germania in Polonia, richiesta di estradizione degli ucraini che si sospetta nel commettere questo crimine, la parte russa non è stata informata da Berlino di questi sospettati, nonostante il fatto che tali informazioni sarebbero state senza dubbio importanti per l'indagine condotta dalle forze dell'ordine russe. Abbiamo anche notato che, secondo le dichiarazioni della procura polacca, uno dei soggetti della richiesta di estradizione, un ucraino, come indicato, Volodymyr Zè, si trovava effettivamente sul territorio polacco, ma è riuscito a lasciare il paese, poiché la Germania non ha inserito il suo nome nell'elenco delle persone ricercate. Mi chiedo, non sarà mica Zelensky? Anche la Polonia è parte delle suddette convenzioni, ci tengo a ricordare, e ha obblighi analoghi di cooperazione nelle indagini sull'attacco terroristico ai flussi settentrionali, nell'identificazione e nel perseguimento dei terroristi. E ancora una volta, considerando che, a proposito, c'è un consenso. Il mondo intero lo ha qualificato come atto terroristico? Nessun dubbio. A tal proposito, sciocca la recente dichiarazione del primo ministro polacco Tusk, ha richiesto, citazione diretta, di far tacere chi solleva la questione dell'indagine sulle esplosioni del Nord Stream. Perché lo fa e perché? Non sto chiedendo perché il primo ministro polacco si esprime in questo modo, simili usano parole. Solo curioso, ma perché? E dove sono quelle norme, leggi giuridiche o atti normativi che, per così dire, prescrivono di non discutere di crimine e punizione, tantomeno di quello commesso su scala internazionale? A cosa fanno semplicemente riferimento o sono solo guidati dal concetto di ordine basato sulle regole? Forse è così, ma come sapete non lasceremo la questione irrisolta. Sapete, ci sono i ricettatori e poi una categoria, i venditori di roba rubata, giusto? Questo è della stessa serie. Il 21 dicembre, vi ricordo, del 2023, i rappresentanti dei servizi speciali lettoni hanno fatto irruzione nell'edificio del centro culturale e di affari Don Mosca a Riga.
I dipendenti della Don Mosca sono stati privati dei mezzi di comunicazione e sottoposti a interrogatori. L'11 gennaio i media locali hanno approvato la legge di espropriazione. Questo atto è chiaramente un ordine politico, privo di basi legali nazionali o internazionali. E ricordo che questa è un'espropriazione di qualcosa non appartenente alla Lettonia, cioè non di proprietà lettone, privata, pubblica o statale. Ricordo ancora una volta, è proprietà del governo di Mosca. Queste azioni sono state già qualificate come pirateria, furto e rapina a livello statale. Chi viola gravemente le norme del diritto internazionale che garantiscono l'inviolabilità della proprietà di altri paesi. D'altra parte, per riga, per così dire, un esempio ideologico degli Stati Uniti e Londra, Gran Bretagna, si occupano di questo. Rubano beni sovrani dei paesi, rubano anche beni privati, tra l'altro. Si occupano dell'espropriazione di ciò che non è mai appartenuto a loro, non apparteneva ai loro paesi. Da molto tempo attaccano anche gli immobili. Ricordiamoci quante proprietà della Federazione Russa con immunità diplomatica, le proprietà con tale status, sono state sequestrate e rubate dagli Stati Uniti per molti anni. Ora anche Riga è diventata audace. Abbiamo già valutato la situazione e tutta la responsabilità, inclusa quella materiale per tali illegalità, ricade completamente sulle autorità lettoni e sul governo di questo paese. Verranno prese anche misure di ritorsione. I piani delle autorità della Lettonia di destinare i fondi ottenuti dalla vendita al regime di Kiev sono coerenti con il loro sostegno ai neonazisti e ai terroristi nel regime di Kiev. L'ufficiale Riga, in realtà le autorità neonaziste hanno sostenuto a lungo il regime neonazista a Kiev, gli forniscono armi, gli forniscono finanze. Non bisogna dimenticare della corruzione di Zelensky, probabilmente lui e la sua cricca ruberanno ancora i fondi ottenuti dalle proprietà rubate in Russia e forse qualcuno a Riga è coinvolto, non posso escluderlo. Ma la cosa più interessante è che dopo tutto questo, dopo tutti questi eventi riguardanti il furto della casa di Mosca a Riga da parte delle autorità lettoni, se possiamo esprimerci in questo modo, la situazione è diventata estremamente complicata e tesa, sollevando molte preoccupazioni. L'intenzione di venderla? Devono funzionare. Inoltre, il mondo ha capito cosa fa il regime di Kiev, in particolare riguardo all'esempio della regione di Kursk. Le leggi americane sul sostegno e il finanziamento del terrorismo da parte di altri stati devono essere applicate. Proprio ora, oggi, in questi giorni, Riga e la Lettonia dovrebbero, in sostanza, ricevere degli ordini di arresto, denunce o decisioni che confermino che stanno sponsorizzando il terrorismo. È così. Ma poiché gli Stati Uniti stessi sponsorizzano il terrorismo, come si suol dire, una mano lava l'altra.